Amici di Milan.soccer, eccoci con un nuovo appuntamento con il nostro format Ovunque Milan. Allora, vi vogliamo far vedere, ora parliamo del Milan che ci interessa più di ogni altra cosa, che nonostante sia trascorsa l'Epifania, gennaio, la prima decade, c'è ancora l'albero di Natale. Venite, andiamo a vedere. Guardate che bello. Siamo al Rockefeller Center. Va bene, però parliamo di Milan. Non so se avete visto la copertina a cambio epocale. Ecco come sarà il Milan del futuro. Allora, innanzitutto è uscito un importante studio da parte del CS Football Osservatorio che analizza i vari dati generali dell'ultimo decennio dei club di tutto il mondo attraverso calciatori trasferiti che hanno trascorso almeno 3 anni, quindi giovani, tra i 15 e i 21 anni nel club di provenienza. Perché facciamo questa analisi? Perché diciamo che il Milan del futuro, così come vuole questa proprietà, in parte è un volere, in parte è una necessità, perché non abbiamo soldi per andare a comprare i vari Mbappé o i vari Neymar o chi per loro, e allora si fa di necessità virtù. Però questa analisi davvero è molto interessante, ascoltatela bene, perché ci sono fiorfiori di squadre che hanno fatto quelle che noi, in questo caso l'osservatorio non le definisce plusvalenze, ma dei veri e propri ricavi per effetto della vendita di questi calciatori. Al primo posto c'è il Benfica, che nell'ultimo decennio ha incassato 516 milioni vendendo 30 giovani calciatori del settore della primavera. Al secondo posto c'è l'Ajax, che ha incassato 376 milioni vendendo 36 giocatori. Terzo il Lione, 370 milioni, quarto il Real Madrid, che nonostante tutte le sue disponibilità non disdegna di guardare al settore giovanile. Al quinto posto il Chelsea, al sesto posto il Monaco di Baviera, al settimo posto lo Sporting di Lisbona, all'ottavo il Tottenham, al nono il Manchester City e pensate, nella top 10 al decimo posto l'Atalanta, 250 milioni con 34 calciatori. Tra gli italiani noi siamo ancora, diciamo così, siamo un po' bassi, perché questo processo che oggi ci vede in prima linea è cominciato con il periodo maldiniano, per cui è un processo che tiene conto, o meglio questa statistica tiene conto degli ultimi 10 anni, noi non andiamo oltre gli ultimi 3-4 anni. Al secondo posto in Italia dopo l'Atalanta c'è l'Inter, 134 milioni, molto distaccata dai 516 della prima del Benfica. Al terzo posto la Roma, al quarto la Fiorentina, al quinto l'Empoli, al sesto posto la Juventus, al settimo il Genoa e il Milan è all'ottavo posto. Dunque sarà un Milan molto più giovane, già lo è in questo momento, sempre per necessità, per gli infortuni, ma in questo momento ci stiamo rendendo conto che forse questi giovani, a questi giovani andava data una chance prima e non solo per effetto di questi infortuni. A proposito dei giovani, saranno anche giovani di nazionalità italiana, non che questo conti, però fondamentalmente c'è anche un'inversione di tendenza relativamente a questo punto. E a tal proposito lasciatemi dire la mia per quanto riguarda Popovic. Io ritengo che ne abbiamo dette tante di questa dirigenza, ne abbiamo dette tante su Furlani, su Moncadà, però oggettivamente questo passo indietro che poi è andato, sembra una danza, io non sono esperto di danze, non so qual è un passo avanti e 2 passi indietro, un passo ancora avanti, staremo a vedere nelle prossime ore che succederà, però il passo indietro verso Popovic è un gesto corretto. Per quale ragione? È vero, è un fenomeno, il Milan lo vuole, l'ha voluto, lo vorrà, ma oggettivamente arrivare con un entourage a nemmeno 18 anni o 18 anni compiuti ieri sera, come il sottoscritto che non ha compiuto 18 anni, arrivare a 18 anni a Milano senza che ancora non hai firmato un contratto, sei arrivato con un entourage che neppure Michael Jackson e con gli agenti che hanno chiesto fior fiori di milioni di euro di commissione, io credo che questo atteggiamento sia da stigmatizzare e da mandare al mittente. Sempre per la questione giovani, riguarda la primavera,
è sceso in campo, insomma è stato convocato, diciamolo più correttamente, Maximilian Ibrahimovic, è stato convocato da Ignazio Abate per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Non so cosa sia successo durante la partita, il Milan vinceva tranquillamente 2-0 con i gol di Simela e di Cuenca e poi è stato rimontato perdendo in semifinale contro la Fiorentina per 4-2. Vabbè, questo è noi adesso la primavera un po' risente del fatto che la prima squadra gli ha tolto tutti i punti di riferimento, per cui siamo andati alla stragrande fino a ieri, ma adesso i vari giocatori che sono in prima squadra sono giocatori che oggettivamente rispondono al tema di cui abbiamo trattato in questo video. Quindi giovani, saranno più giovani, ci saranno più giovani, settore giovanile dovrà recuperare quelle posizioni che abbiamo visto essere posizione negli ultimi 10 anni un po' deboli, ottavi in Italia non va bene, ma se questa classifica fosse compiuta rispetto agli ultimi 3 anni sicuramente saremmo in una posizione molto migliore. Allora, io non so quanti minuti mancano, me lo puoi dire? Un minuto e mezzo, sì, sfruttiamolo, voglio far vedere, perché questa è un format ovunque Milan, in cui sì, c'è il Milan al centro di tutto, ma è anche un po' vlogger dal punto di vista del turismo. È un vlog, se vogliamo, un vodcast, chiamatelo come volete, però anche turistico. E allora, c'è ancora l'albero di Natale? Non è un vecchio video, siamo nella prima decade di gennaio e quindi prova ne è la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, quindi andiamo a vedere, però c'è ancora la pista, facciamola vedere, così i nostri amici con questo format ovunque Milan si possono godere un po' di New York. Allora, questo è il grande albero di Natale, questa è la pista con i ragazzi che ancora, pista di ghiaccio. Sì, c'è ancora tanta gente, devo dire la verità. Facciamo un'inquadratura su questo palazzo enorme, favoloso. Va bene, ci siamo. Devo dire che brava, anche qui Christian Dior ha fatto un'installazione clamorosa. Questa era stata fatta per Natale, credo che stasera sarà accesa, essendo con l'illuminazione notturna, sì. D'accordo. Va bene, allora, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo posto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Milan versione young e questo Milan in versione più italiana. È tutto per adesso da New York e come sempre Forza Milan, ciao!